contesto ci deve stare, e noi dobbiamo anche invogliare quelle amministrazioni che ci stanno, cioè dando a Cesare quel che è di Cesare, per far capire a tutta la filiera politica, a partendo quindi dalle province, dai comuni, dalle province, alle regioni, allo stesso governo, che la politica agricola così com'è a livello nazionale è destinata a far morire un comparto vitale. Quindi ben vengono gli ragionamenti che avete fatto su questo documento per far sì che ci sia un azzeramento del vivo sul comparto agricolo, cioè lasciare come era prima, come era una volta, far sì la defiscalizzazione dei carburanti, perché adesso con questo aumento dove diciamo quelle attività che portano reddito a una nazione, io credo che le accise o altri tipi di tasse non ce l'hanno messo. Allora, il carburante in agricoltura, se noi la naffetta, stabilmente la naffetta allo Stato gli costa 5,50 centesimi, la deve dare 50 centesimi, non deve guadagnare anche su chi produce, su chi fa reddito e ci permette, perché se un'azienda agricola, parlando di un'azienda agricola, si può parlare anche di un'altra azienda in generale, chi fa reddito, dove ci mette a lavorare una persona e quindi fa muovere l'economia, se vogliamo guadagnare sul processo della produzione, arriviamo che le aziende chiudono, arriviamo che c'è un problema a livello generale. Quindi noi sicuramente vogliamo stare vicino, poi qua io leggevo parchi. A me quando, purtroppo scusate se c'è qualcuno, a me quando si parla di parchi, questa è parla del diavolo, perché io sono dell'avviso di una cosa, che i territori li difende chi vive un territorio. Parlando della provincia di Latina, si stanno inventando la ex diciamo giunta regionale, adesso abbiamo bloccato, tanti parchi, no? Dove adesso vorrebbero fare il parco delle vini, hanno fatto il parco delle Osoni, noi abbiamo cercato di fare un ricorso. Io dico, se questi territori ad oggi hanno quelle caratteristiche per poter ricadere nella normativa ambientale, per poter distribuire un parco, significa che chi li ha vissuti fino ad oggi, chi li sta facendo vivere, li ha tutelati. Quindi a me fare un altro carrozzone, per mettere altri vincoli, per far sì che anche un'impresa agricola, per poter cambiare la recinzione, fare la recinzione, fare qualsiasi tipo di discorso, gli serve anche un altro studio che ti deve dare un parere anche l'autorizzazione del parco. Io dico, qua si parla tanto di sburocratizzare, perché la burocrazia in Italia sta ingessando un po' tutto, invece noi la mettiamo, perché poi dobbiamo fare lo studio che dobbiamo dare al tecnico e forse dobbiamo dare 500 euro di costo dello studio, e quindi costi su costi, quindi a me sui parchi, se volete fare la battaglia contro i parchi, io sono lì. Come un'altra cosa, su un territorio, noi abbiamo, e lo voglio dire, io lo dico perché ne sono convinto e non voglio che la convenzione sia anche di chi mi sente, però è giusto che si dica, noi siamo un territorio che abbiamo delle produzioni di qualità, stiamo facendo una battaglia con Guglielmo, con Carlo sul problema della Coprovi, stiamo cercando, io anche come in qualità di consigliere di amministrazione dell'Arsia, abbiamo fatto fare un accordo per abbattere, per dilazionare delle competenze che ci aveva, delle incombenze che ci aveva con l'Arsia, stiamo cercando di fare tutta un'altra serie di iniziative, cercare di fargli dare anche della liquidità, perché noi siamo convinti che queste produzioni, questa azienda e di parte generale, le aziende stanno sul nostro territorio, sono un valore aggiunto per la qualità che danno. Io un'altra cosa che per esempio non condivido come Latina, quindi non so per come ritengo, è che adesso noi in provincia di Latina ci stiamo perdendo 20 giorni quest'estate, in questo mese di agosto, a parlare dell'aeroporto a Latina, un'altra servitù, c'è un altro impatto ambientale che sicuramente a noi non serve a nulla, a noi ci serve la possibilità che i nostri prodotti con la viabilità riesca ad andare o al mercato di Roma o al mercato di Napoli, perché noi abbiamo la fortuna di avere due grossi mercati che se ci riusciamo a incanalare e a fare quel gioco di squadra, e qua io vi dico che voi dovete anche interessare i vari enti per fare il prezzo del prodotto. Noi l'amministrazione non c'è, anche poi una cosa vi dico a voi, vi dovete pure un po' più responsabilizzare, e ne spiego meglio. Noi abbiamo provato per 3-4 anni a fare l'internazionalizzazione dei nostri prodotti, cioè nel senso che col Triangolo d'Oro, con le cooperative che avevamo, abbiamo provato a fare alcune viaggi della speranza, poi l'ho chiamato io, in Polonia, in Ungheria, in questi paesi un po' emergenti, per poter vendere i nostri prodotti. E bella, lo sai cosa succedeva? Tu quando ho letto qui ci vorreste una centrale per fare i prezzi, ci vuole una mentalità nostra, la sai che succedeva?
andavamo a queste grosse fiere a Berlino, i nostri produttori si mettevano tutti sul tavolo, io poi ero sempre curioso, io devo capire quando vado, no? Allora arrivava l'importatore di quel paese, parlavamo del chilo di zucchine, quanto me lo fai? Io poi mi facevo tradurre perché neanche capivo, no? La lingua, quanto me lo fai da chilo di zucchine? Allora, quello che stava là diceva 0,90, io stavo a fianco, venite da me, ho sentito a te 0,80, 0,5, cioè andavamo a farci fregare in questo caso a Berlino, in Polonia, in Germania, eccetera. Ecco perché dico, anche noi dobbiamo fare un po' più sistema e qui dovremmo portare avanti con Carlo che mi ha dato la disponibilità, perché noi siamo riusciti a farci approvare come provincia latina dalla vecchia giunta regionale un distretto agroalimentare di qualità sull'ortofrutta. Quindi lo vogliamo far ampliare sul lattiero caseario e vorremmo farlo ampliare, abbiamo parlato anche l'altra volta a Latina con Carlo, anche su alcuni comuni limitrofi al nostro territorio. Perché questo? Perché se riusciamo a fare questo tipo di sistema, riusciamo innanzitutto a reperire alcune risorse che andrebbero a legare dei costi di gestione delle aziende del territorio. E riusciamo a fare quel sistema dove si riesce, l'obiettivo è di cercare di far parlare una voce univoca quando andiamo a presentare il nostro prodotto. Perché qua c'è un problema, non è un problema solo dell'ortofrutta, è un problema pure dell'arte. Cioè qua noi abbiamo che si fanno dei prodotti con la mozzarella di buco, la campana, che è l'areale e quest'areale insieme alla provincia di Caserta, e beh, che succede? Sto benedetto latte per la mozzarella di buco, la campana, e viene maggiormente con delle cisterne dalla Germania o non so da dove, come latte in polvere. Allora noi questo, con un meccanismo anche nostro interno di autocontrollo, è per far sì che valorizziamo i nostri prodotti, facciamo sì che effettivamente l'azienda riesca a prendersi quel costo del latte, che almeno ricopra il costo della produzione, li faccia campare, perché oggi questo non succede. Allora, con questo, qua noi dobbiamo trovare degli aspetti un po' anche nuovi, anche un po' da sogno, perché poi qua la verità nessuno ce l'ha mano. Però io credo, se riusciamo a fare sistema e a far capire che noi vendiamo la bontà, vendiamo la qualità, non vendiamo le negatività, anche il compratore, so come dire, non succede più la pubblicità, come ha detto Carlo, l'olio extravergine d'oliva a 2,90 euro. Io ho fatto fare calcoli, qui poi in Provincia Latina, con il riconoscimento che ci hanno fatto del marchio DOP dell'oliva etrana, che ci copre tutto, diciamo, l'arare dei monti del vino Osonio Arunci, e beh, dico, e fate uno studio preciso sul costo effettivamente di un litro d'olio, e beh, se il litro d'olio non si vende almeno a 5 euro, non c'è nulla, almeno a 5 euro. Significa che molto probabilmente l'olio che ci danno questi signori o non viene pagato, o si mischia con qualche altra cosa, o è l'olio extravergine d'oliva che ci viene dalla Marocco. Quindi è un olio che è tutto meno che olio. Allora, quindi, detto questo, io voglio concludere dicendovi, vi ringrazio fortemente per il lavoro che fate sul territorio, perché siete da apprezzare e da valorizzare. E sono convinto che col fare sistema tutti insieme l'unione fa la forza. Io, lo voglio ribadire questa sera, mi sento un soldato dello stesso esercito, perché noi siamo tutti soldati dello stesso esercito e dobbiamo andare a cercare di far capire ai colonnelli che così non si va più avanti. Grazie assessore, però un piccolo appunto: dobbiamo fare sistema, sì, però Quando lo Stato italiano, come ha fatto in passato, fa degli accordi con Egitto, Tunisia, Grecia e Marocco, come il Green Corridor, poi vai a essere competitivo, la manodopera costa 3 euro l'ora, qua 27, allora le cose sono due, o sta roba non la facciamo entrare, o se no il costo contributivo deve essere adeguato al resto d'Europa. Un'altra cosa, se vi ricordate 5 anni fa, 6 anni fa, il ministro era De Castro della Perù, che cosa avevo fatto? Si era inventato con un decreto la possibilità di fare le bevande fantasia. La bevanda fantasia era una bevanda che si chiamava fantasia. Tu dicevi aranciata, ci poteva stare tutto dentro meno che l'arancia. Capito? Allora, dal momento per tutelare le multinazionali, dal momento in cui noi non facciamo capire pure a chi ci amministra, magari dove effettivamente si prendono le decisioni, che si sbaglia e che noi vogliamo fare un discorso campanilissimo di territorio, che non ci frega né destra, né sinistra, né centro. Noi vogliamo che i territori cambino, perché noi vogliamo il giusto, perché noi vendiamo un giusto prodotto e vogliamo la giusta remunerazione. Allora questa è la battaglia che dobbiamo fare, perché la fortuna vostra, nostra, è che voi siete delle persone squisite che producono
tutto quello che si produce in maniera qualitativamente eccellente.